Gianni Girotto non è solo un ex senatore del Movimento 5 Stelle che è stato anche presidente della Commissione Industria, adesso è il coordinatore del Comitato della Transizione Ecologica, è un vulcano, perché vi assicuro che stare a questa sedia e guardarlo, come dire, suggerisce già un resoconto giornalistico anche della capacità, insomma, di quest'uomo di fare contemporaneamente più cose, insomma, stare al computer, ascoltare, ma soprattutto anche accompagnare con la mimica, diciamo, anche alcuni passaggi della relazione di Oronchi. Allora, io avevo pensato di fargli alcune domande, ma insomma, ho cambiato completamente la mia scaletta, perché mi ha colpito innanzitutto il fatto che nel momento in cui giustamente Oronchi parlava di comunità energetiche, è stato colpito nel vivo, perché noi sappiamo che insomma, se c'è una persona nel sistema politico che si è impegnato insomma, in tempi non sospetti, ha continuato e lo sta ancora facendo, nonostante insomma, non sia stato, e questo è un peccato, rieletto come la Gallone all'interno del Parlamento, perché io penso che le persone competenti siano sempre un patrimonio da proteggere, spesso invece, come dire, finiscono vittime di logiche che non sono meritocratiche e non vanno appunto a valorizzare insomma l'expertise. Insomma, le comunità energetiche è un po' insomma il figlioccio, si può dire, no? Di Gianni Girotto, però come ricordava giustamente Oronchi, abbiamo fatto molto, manca quel passaggio diciamo dal lato del Ministero della Transizione Ecologica, adesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che in effetti consentirebbe di sfruttare anche qui un potenziale enorme, perché le esperienze le abbiamo raccontate anche sul Sole 24 Ore, sono tantissime, tutte molto belle, tutte con grandi vantaggi laddove sono state implementate, però c'è sempre a un certo punto questo soffitto di cristallo che blocca la possibilità per un pezzo, come dire, sempre più ampio di paese di potersi esprimere. Allora, come, visto che vogliamo mantenere questo carattere diciamo pratico, come usciamo, insomma, come riusciamo a far, come dire, esprimere questo potenziale, visto che poi lei insomma queste comunità spesso le ha inaugurate, le ha seguite, le ha supportate mentre stava in Parlamento, ma lo fa ancora adesso insomma con altre vesti, insomma, si sta cercando appunto di farle sviluppare ancora di più. Buongiorno, grazie a tutti, grazie all'invito, grazie a Edo che naturalmente ha dato il via a tantissime cose. Le cose da fare sono tante, io le avevo anche pubblicate sui social nell'ultima settimana di campagna elettorale, c'è un file mio diciamo personale, non è stato elaborato dall'intero movimento, ma la stragrande maggioranza sì, perché in questo file inizia con la mozione che è stata approvata qualche mese fa, quindi nella scorsa legislatura, e quindi quella sicuramente rappresenta il Movimento 5 Stelle, ma direi che anche tutto il resto verrebbe tranquillamente approvato dal movimento. Intanto ringrazio la Gallone perché mi ha fatto tirare un piccolo sospiro di sollievo, mi ero fissato tra le cose ultime di emergenza i rifiuti inerti. Infatti io vedevo questo scambio ammiccante, ho detto sta nascendo una storia d'amore sotto i miei occhi, oppure un'inedita alleanza Forza Italia 5 Stelle che non siamo riusciti a fare in Parlamento, ma insomma riusciamo a farla sul palco degli stati generali della Green Economy. Perché chiaramente se confermato le criticità, se confermate, chiaramente non è che posso mettere in questo momento la mano sul fuoco, però la filiera dei rifiuti edili, che sono quantitativamente i principali in Italia, ha detto attenzione che qua blocchiamo la filiera del riciclo dei rifiuti edili, non riusciamo a fare nemmeno gli obiettivi di PNRR. Io avevo avvisato subito Cingolani perché eravamo ancora nel passaggio diciamo. È la prima cosa che ho scritto a Pichetto, ho scritto congratulazioni, però per cortesia attenzione a questa cosa che è molto importante. Metto anche un'altra emergenza recentissima, poi vado alle cose purtroppamente annuali. L'altra emergenza è quella delle bioplastiche, il regolamento che si sta scrivendo in Europa, che tratta le plastiche biodegradabili, le tratta peggio delle plastiche non biodegradabili, cosa che chiaramente è ogni commento superfluo. Tra l'altro la produzione di bioplastiche, di cui
casualmente in Italia siamo leader, viene tassata come energivora, mentre i prodotti similari che arrivano dalla Cina non sono tassati come energivori, e chiaramente questa è un'altra cosa. E mi rimanda, e qua veniamo alle tantissime cose operative, perché io non vorrei ribadire sempre le stesse cose che qui siamo. Però l'elenco era molto lungo, Girotto, sia sulle cose più importanti. Infatti faccio un po' la maestra, diciamo, quella che richiama gli alunni. Allora. Vado per punti telegrafici, d'altronde ho fatto un file di punti telegrafici, al di là dell'ulteriore emergenza fine mercato tutelato, che su utenti e imprese stanno dicendo attenzione, perché se finisce il mercato tutelato, noi come 5 Stelle abbiamo sempre detto il mercato tutelato per noi è una ricchezza da salvaguardare, perché ha sempre tenuto più basso il prezzo medio dell'energia. Al di là delle misure finanziarie che finalmente l'Unione Europea sta dicendo che vanno fatte, come per esempio il passaggio a un altro indice rispetto al TTF, quindi o si trovano regole per calmierare le speculazioni o si passa a un altro indice. Al di là della riforma del mercato elettrico, che è una cosa da fare, quindi eventualmente, qui guardo GBZ che è Zorzoli, che è la voce storica del mercato elettrico, quindi capire se vogliamo separare la produzione rinnovabile da quella fossile, capire come fare, al di là dello sviluppo dei PPA che vanno assolutamente fatti, c'è il grande discorso europeo, un recovery fund sull'energia, vanno messi soldi, cash piuttosto che fondi di garanzia. Sappiamo tutti, stiamo bruciando decine di miliardi di euro, e ricordiamoci che un miliardo di euro, un gigawatt, decine di miliardi di euro, decine di gigawatt. Ricordo a tutti che abbiamo 60 gigawatt di termoelettrico installato, e già noi ne abbiamo messi 40, 50, 60, 70, adesso fate voi la cifra esatta, che sono letteralmente bruciati, non creano infrastrutture, non creano efficienza, non creano nulla, né produzione né efficienza. Attenzione, efficienza, cessione a crediti, super bonus. Io sono molto addolorato nel non sentire più parlare dell'altrettanto enorme problema del blocco della cessione ai crediti, super bonus. Purtroppo uno tsunami scavalcato da uno tsunami ancora più grande, che è quello delle bollette, ma non è che è sparito lo tsunami della cessione ai crediti super bonus. Quindi mi dispiace che il nuovo governo per il momento non l'abbia messo tra le priorità, perché quella è efficienza, quella è una misura strutturale. Come minimo dimezziamo il fabbisogno degli edifici su cui si interviene, perché per fare il passaggio di due classi, che è obbligatorio per avere il super bonus, tu mediamente mi dimezzi, ma molto spesso vai oltre il dimezzamento del fabbisogno. Noi abbiamo depositato una proposta di legge per arrivare fino al 2030 con, chiamiamolo super bonus, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo già depositato questa proposta di legge. Comunità energetiche, e vabbè, io sono 3 anni che ne parlo, che vi devo dire, le dobbiamo fare, siamo indietro come conoscenza. Io ricordo a tutti voi, perché girando da 2 anni e mezzo per l'Italia, ricordo, attenzione, non possono fare la fine del super bonus, non possono, perché è una direttiva europea. Io quando parlo di super bonus vedo sempre tanta diffidenza, tanta sfiducia, tanto sconforto, ma poi verranno tassate, ma poi verranno distrutte. Attenzione, non possono fare la fine del super bonus, perché sono una direttiva europea, e come tutte le direttive europee la legge italiana non le può massacrare, non le può, per cui siamo molto più blindati, estremamente più blindati. Tassazione extra profitti delle fossili. Non tassazione al 100% degli extra profitti delle rinnovabili. Ma com'è possibile che le rinnovabili vengano tassate al 100% degli extra profitti e le fossili al 25%? Ma com'è possibile? È il solito rovesciamento della realtà. Carbon tax europea. Abbiamo questa proposta di CBAM, a mio avviso, proposta, è anche operativa, ma è al di là di venire, a mio avviso, è altamente ancora insufficiente, sia quantitativamente che qualitativamente. Riforma dei certificati bianchi,
mobilità sostenibile e poi le regole tecniche del mercato elettrico. Famosi servizi ancillari, guardo ancora una volta Zorzoli, i servizi ancillari che sono ancora monopolio delle fossili perché mancano le regole tecniche per gli aggregatori, per la demand response, per tutti i servizi ancillari. Ora anticipo un pensiero che ci sarà su tanti di voi: perché non avete fatto queste misure quando eravate al governo? Bella domanda. Non eravamo la maggioranza della maggioranza, non potevamo fare tutto sempre quello che volevamo. In un governo sei con altri soggetti e devi mediare. Chiaro, è una magrissima consolazione. Noi adesso da opposizione continueremo a spingere su questo. Sull'economia digitale, sui rifiuti e quindi recupero di materia prima, recupero energetico, l'ho già detto con le due emergenze, quindi mi fermo qua. Chiaramente è un'altra filiera assolutamente da supportare. Recupero di materie prime, recupero dei rifiuti. Attenzione che le terre rare non sono così rare. Ne abbiamo anche in Italia, Non abbiamo la filiera, ma ne abbiamo anche in Italia. Quindi anche quello dovrebbe essere un altro oggetto di politica industriale. Grazie. Grazie Girotto. Mentre parlava, leggevo un comunicato fatto uscire proprio pochi minuti fa dal ministro Gilberto Pichetto, perché forse, non so se tutti siete a conoscenza, è scomparso nella notte l'amministratore, l'ex amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, e il rapidissimissimo, perché non voglio trattenere la platea che con pazienza sta ascoltando, quindi vi chiedo di essere molto sintetici. Però riparto da lei, perché lei citava tra le misure, guardando all'Europa, parlava di recovery fund per l'energia, però sappiamo che anche su questo c'è una certa divisione, nel senso non tutti sono d'accordo su quale sia lo strumento. Oggi c'era un'intervista del commissario per il mercato unico Thierry Breton sul Sole 24 Ore, ci sono diversi strumenti. Allora, negli 8 minuti che ci rimangono da dividere anche con le sue colleghe qui sul palco, mi dice quante chance ha questo recovery fund di risultare poi la soluzione, visto che va superata la regola dell'unanimità. Non è possibile in Europa decidere le cose all'unanimità. Come si fa? Non ce la fai neanche, non dico in famiglia, non ce la fai in un condominio. Beh, chi ha esperienza di condominio sa che l'unanimità è un'utopia. Ma l'Unione Europea è un soggetto democratico, come qualsiasi soggetto democratico si va a maggioranza, e quindi questa è la regola principale. Non puoi avere i veti peggio dell'ONU, dove ci sono, quanti sono, 4 nazioni, 5 nazioni, non mi ricordo più, che hanno diritto di veto, un'altra cosa insentibile, insensata, illogica, assolutamente privilegistica. L'Unione Europea deve fare questo passaggio, non si può decidere all'unanimità. Si deve decidere a maggioranza. Poi è chiaro, non nascondiamoci dietro una foglia di fico, stiamo lottando contro dei sistemi di potere, contro delle potenze finanziarie che sono enormi, e qui mi richiamo ancora una volta, spendo l'ultimo gettone che ho, mi richiamo ancora una volta al mondo finanziario, al mondo delle banche. L'Unione Europea finalmente qualche anno fa ha sdoganato il concetto di finanza sostenibile. Guardate che è un bel passaggio, perché l'Unione Europea che parla di finanza sostenibile è tanta roba, però naturalmente adesso deve essere messa a terra. E io mi rivolgo a, qui dentro sicuramente ci sono tanti imprenditori, e dico: fate la vostra parte, perché potete anche scegliere istituti che fanno finanza etica. Ora, io non dico che sia semplice, automatico, facile. In Italia ce n'è una sola, dico, perché c'è una legge che dal 2016 stabilisce i criteri per cui in Italia un istituto finanziario si possa definire di finanza etica. Ci sono 7 criteri da rispettare, in questo momento vengono rispettati solo da un istituto finanziario. Ma guardate che voi avete grossa voce in capitolo, perché tanto lo sapete benissimo, le banche usano i soldi vostri. Non è che le banche creano denaro.
Però serve consapevolezza, Girotto, no? Serve, sì, come dire, quella formazione che viene evocata nella relazione di Edo Ronchi, perché spesso le imprese non sono sufficientemente a conoscenza degli strumenti, delle opportunità che ci sono. Insomma, questo è un tema, come dire, su cui poi voglio anche pungolare. Le imprese sono mediamente, purtroppamente, molto poco preparate sul fronte finanziario, molto poco preparate, e i fatti degli ultimi anni purtroppo lo dimostrano. È una delle tante mancanze di un livello culturale medio piuttosto non adeguato, e questo lo paghiamo carissimamente, perché sapete perfettamente che le banche stanno finanziando pesantissimamente le fossili che già ricevono sussidi pubblici per 19 miliardi di dollari al giorno, e non mi sono sbagliato, non ho detto miliardi ed erano milioni, e non ho detto giorno al posto di anno. Guardate che le fossili a livello globale, non mi credete, andate sul sito del Fondo Monetario Internazionale. 19 miliardi di euro al giorno sono i sussidi, tra diretti e indiretti, alle fonti fossili. Una cosa che non si può sentire. Stiamo pagando l'ira di Dio, petrolio e gas, e queste ancora ricevono, ma da molti anni, negli ultimi 3 anni, sono saliti i sussidi alle fossili e sono calati i sussidi alle rinnovabili. Ecco. Bisogna ripensare anche questo. Sì. Alessandra Gallone, mancano ancora pochi minuti.